Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi altro test ride, è un po' il periodo dei test ride questo ragazzi. Sempre un test ride fatto alla Hot Adventure Fest, non è per l'appunto anche la maglia Suzuki, e quindi partiamo col test ride della V-Strom 1050. Ragazzi, qua quella nuova col cerchio da 21. Guardate questo stair ride e poi ci vediamo per delle considerazioni finali come al solito. A dopo. Ok, test ride che non si accende. Ah. Test ride V-Strom 1050, ragazzi. Stiamo registrando. Ah dai, seconda posizione, va benissimo. Devo dire che è molto diversa rispetto alla mia. Comunque comodissima. V-Strom è sempre la V-Strom, ragazzi. Figaro! V-Strom, ragazzi, no, niente, cioè io sono innamorato di questa moto, voi lo sapete, io lo so, Figaro, no, non c'è paragone, ragazzi, niente. Woohoo! Bellissima. Guarda. Un po' la guida è un po' più alta rispetto, anche le gambe più raccolte, un po' più raccolte rispetto alla mia. Il motore, cioè più o meno è quello. Sto registrando, bella. Adesso vediamo in off-road come si comporterà. Il mio giocattolino preferito, V-Strom 1000. Ragazzi, prima volta che provo il 1050 col cerchio da 21. Ottimo, direi ottimo. Wow, 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 wow.
bello anche nel tecnico. Spettacolo di moto, ragazzi, spettacolo di moto. Motore ragazzi, come la V-Strom 1000, non ce n'è di balle, cioè il motore è spettacolare. Seconda è venuta su, ragazzi, no, ma no, questa è top. Motore spettacolare. Beh, ragazzi, che dire, una moto così, ragazzi, cioè penso che sia una delle moto meno capite e meno apprezzate, ma che ha un cuore, un'anima davvero da tigre, affidabilissima, ragazzi. Poi ha fatto, penso, un salto di livello dalla 1000 alla 1050, incredibile ancora. Cerchio da 21 manco si sente. Spettacolo. Anche a livello di sospensione è migliorata molto. E niente, penso che la prossima sarà questa, ragazzi. Restiamo in casa Suzuki e non ce n'è di storie, la miglior moto di sempre, V-Strom 1050, number one, stesso giro di prima, cambia la moto. Woo!
Quindi io una moto del genere do 10 su 10, ragazzi. 10 su 10. Top. Ed eccoci qua, ragazzi, dopo questo test ride, un test ride che da un po' che volevo fare perché ero curioso di vedere le novità che sono uscite sulla nuova versione della V-Strom. Io ho la V-Strom 1000, ho voluto provare appunto questa nuova versione, la 1050, per vedere un po' le sensazioni che mi dava con il cerchio da 21 e tutto. Premesso che non voglio essere di parte, non sono pagato da Suzuki per dire queste cose, però devo dire che la moto mi ha convinto rispetto alla versione che ho io, la 2019, la versione precedente alla 1000. Questa moto ha fatto davvero un ottimo salto in avanti. Diciamo che il motore è molto simile, quindi secondo me qualche cavallino in più c'è, quindi motore ottimo come sempre. Suzuki è ormai molto affidabile a livello di motore, tutti lo sanno, come comunque tutte le altre giapponesi. Un prezzo che a livello che comunque tra la concorrenza è un ottimo prezzo, perché arriva a 16.000 euro. Moto che ho trovato molto semplice nell'utilizzo, perché a confronto di altre moto della stessa fascia, a livello di impostazioni delle varie mappe, diciamo mappe motore, così è molto molto più intuitiva e semplice. Infatti basta solo cambiare le varie regolazioni e basta solo un tasto, ragazzi, e cambiate varie regolazioni come livello di traction control e tutto quelle cose qua. Quindi una in più, ragazzi, arriva anche l'ABS cornering, ci sono tutte le cose che non aveva la precedente moto, quindi andiamo anche di cambio elettronico, c'è un bel cruise control, quindi tutto un pacchetto di cose che la versione precedente non aveva, diciamo elettronica, che però non è invadente come in tante altre tipologie di moto di questa fascia. Quindi una elettronica molto molto semplice, che comunque porta qualcosa in più che serviva, ma è una cosa, diciamo, che resta nell'essenziale, tra virgolette. Quindi una cosa semplice, quindi molto semplice, intuitiva, a livello di prestazione secondo me sono ottime. Quindi io, ragazzi, devo dire che sono sempre più innamorato della V-Strom, della Suzuki. Quindi io ve lo dico già in anticipo: se dovessi cambiare moto, ragazzi, andrò a prendere sicuramente il modello nuovo. Quindi ne ho provate altre di moto, infatti usciranno altri video di altre moto che ho provato. Ad esempio c'è ancora la Norden che mi piaceva, però vedrete quello che vi dirò durante il video. Comunque, ragazzi, penso la V-Strom è sempre ormai una delle moto più meno apprezzate magari da chi è nel settore, diciamo, da chi è nel settore magari vanno più su, ad esempio Ducati Desert X. Adesso va tanto la Ducati Desert X, va il GS, la Triumph, tutte queste moto qua, KTM. Ma la V-Strom è sempre vista un po' male, e devo dire che comunque questa ragazzi, quella che ho provato mi ha fatto ancora più innamorare di questa moto, perché davvero sono andati ad aggiungere qualcosa che mancava un po' secondo me nella 1000, che ad esempio ho io nella versione precedente. Quindi siamo andati sono andati a metterci
comunque la ruota da 21 che ci permette di fare qualche sterratino in più, quindi tutte quelle cose che vi ho detto prima che comunque restano sempre nell'uso quotidiano semplice, quindi non sono robe complicate. Tu ad esempio il traction control, ci sono sempre quei tre livelli lì, non dobbiamo andare a cercare la mappa, cercare i settaggi della mappa, quindi sono tutte cose che davvero facili, intuitive e comunque secondo me utili, che erano, ragazzi, le cose che mancavano nella versione precedente, che almeno io come utilizzatore sentivo, diciamo, tra virgolette, la mancanza. Però comunque, ragazzi, secondo me hanno fatto davvero un ottimo lavoro con questa moto. Volevo provarla, l'ho provata e ragazzi ve lo dico che quando cambierò sarà questa, ancora questa. Ormai resterò in casa Suzuki, e anche se non mi pagano, però ragazzi, Suzuki, se volete, io sono disponibile per fare un giro del mondo con la V-Strom 1050. Quindi prestatemene una, regalatemene una e io andrò a fare il giro del mondo per voi, con voi. E grazie ancora. Ragazzi, iscrivetevi al canale per permettermi di avere un po' più di possibilità di fare il giro del mondo. E iscrivetevi al canale, un bel like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!